Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove quest'oggi si giocherà la sfida tra il Mazara e la super giovane Castelbuono, valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Squadre già in campo, con la sfida che inizierà appunto fra qualche istante. Nel frattempo ne approfittiamo per dare a voi lettura delle formazioni ufficiali che a breve daranno vita a questa gara. Cominciamo dagli ospiti della super giovane Castelbuono, che scendono in campo con Fagone Pulice, Pardo, Grandis, Iantus, Garofalo, Pennisi, Arenoso, Franchelli, Diallo, Belecco e Pappalardo. A disposizione di mister Angelo Bognanni in panchina troviamo Mammano, Russo, Torres, La Grua, Andolina, De Nadal, Dispensa, Todaro e Fernandez. Il Mazara di mister Riccardo Abbenante risponde con Cassano, Benivegna, Priola, Barbieri, Baiata, Cagna, Ricciulli, Panzeri, Lentini, Lamraui e Cari. A disposizione in panchina Giacalone, Aggio, Marchese, Veltri, Gomez, Nobre, Bari, Calderone, Pirrello e Vellutato. Dirige l'incontro il signor Andrea Augello, che ha appena dato il fischio d'inizio alla sfida. Il signor Andrea Augello di Agrigento, dicevamo, coadiuvato dai due assistenti Francesco Camarda di Trapani e Vincenzo D'Alberti di Marsala. Nel frattempo, primo attacco della formazione ospite, oggi in maglia nera con inserti gialli. Super giovane Castelbuono che conquista un calcio d'angolo dopo il colpo di testa di Baiata. Dicevamo, super giovane Castelbuono in campo con il completo nero con inserti gialli, quasi oro direi, mentre il Mazara risponde con la divisa giallo-blu, maglia gialla con inserti blu, pantaloncini blu e calzettoni gialli. Mazara che ha necessità di trovare i primi punti in questa stagione. Dopo tre giornate la squadra di mister Abbenante è ancora ferma a quota zero, mentre è partita bene la formazione ospite, la formazione madonita, con 5 punti conquistati nelle prime tre gare. Calcio d'angolo battuto adesso dalla super giovane Castelbuono, l'intervento della difesa del Mazara ad uscire con Panzeri che lancia Lamraui sulla sinistra, prova ad avanzare il 10 del Mazara che va via a un avversario. Avanza ancora il 10 del Mazara che non subisce fallo a giudizio del direttore di gara, con l'ultimo tocco proprio del calciatore in maglia giallo-blu che adesso protesta all'indirizzo del direttore di gara. Il fallo laterale però sarà appannaggio della formazione giallonera. Pardo sul punto di battuta della rimessa con le mani, la palla in avanti a cercare un compagno ben contrastato da Cagna. Ultimo arrivato il numero 6 giallo-blu, è arrivato in settimana, ex Licata e Gela FC, si è unito questa settimana alla truppa di mister Abbenante, che non ha nascosto che urgono dei rinforzi a questa squadra che appunto, dicevamo, non è partita bene in questo avvio di campionato e cerca un pronto riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro la Folgore di Castelvetrano. Palla in avanti a cercare Diallo che si gira in area di rigore, ben contrastato però dal difensore del Mazara Pietro Benivegna. Poi palla buttata in avanti alla ricerca dei due attaccanti Antonio Lentini e Hamza Cari. Dicevamo di Cari che per la prima volta è a disposizione di mister Abbenante, colpo annunciato in estate dalla formazione canarina, soltanto in settimana però si è avuto l'ok per il suo tesseramento, dunque il Cobra, così è soprannominato l'attaccante algerino, finalmente può essere a disposizione di mister Abbenante. Mazara che conquista il primo corner di questa partita, anzi no, è rimessa laterale per il Mazara in una posizione vicino alla bandierina, anche se a mio giudizio per come sono disposti gli uomini in mezzo all'area sarà corner, infatti è proprio calcio d'angolo, mentre interviene il direttore di gara per sedare qualche nervosismo di troppo all'interno dell'area di rigore, qualche scaramuccia di troppo. Sarà infatti corner per il Mazara con Elamraoui che si aggiusta il pallone sul punto di battuta, c'è anche Panzeri nelle vicinanze, vedremo quale sarà lo schema adottato dal Mazara. Palla in mezzo messa da Elamraoui, l'uscita di Fagone Pulice con i pugni ad allontanare il pallone all'indirizzo di Belecco che controlla la sfera, va via sull'out di destra ma il pallone ha oltrepassato la linea a giudizio del secondo assistente del direttore di gara e dunque sarà rimessa laterale per il Mazara. 3 minuti e mezzo sul nostro cronometro, chiaramente il risultato ancora fermo sullo 0-0, gara che non è iniziata in modo scoppiettante ma le squadre stanno cercando il varco giusto da entrambe le parti
per poter dar vita, per poter con un sussulto sbloccare il match. Nel frattempo c'è un rinvio sbagliato della difesa della super giovane Castelbuono, con la palla che però non esce dal campo, la controlla Priola che si fa saltare dall'avversario, poi subisce fallo lo stesso numero 3 del Mazzara, sarà calcio di punizione in favore della formazione canarina. Ancora due uomini sul punto di battuta di questo calcio da fermo, si tratta proprio del numero 10 Sami Elambrau e del numero 8 Nicolò Panzeri, classe 2004. Oggi sono tre gli under in campo per mister Abbenante, con Nicolò Panzeri il 2004 in campo, e poi ci sono due 2003, il portiere Giuseppe Cassano e appunto l'ultimo arrivato, il terzino sinistro Mario Leonardo Cagna. Si attende il fischio dell'arbitro per riprendere il gioco. Va via Panzeri, battuta da parte di Elambraui all'interno dell'area, allontana la difesa del Castelbuono. Ancora Elambraui a controllare il pallone, si fa sfuggire però la sfera sul contrasto dell'avversario di Belecco, che lancia in avanti Pardo, bravo a tenerla in campo. La chiusura decisiva di Cagna in fallo laterale, a rifugiarsi in fallo laterale per la super giovane Castelbuono. Dunque si riprenderà con una rimessa con le mani. Palla in avanti a cercare Diallo, altissimo il numero 9 della super giovane Castelbuono, che affronta in velocità Baiata che però non gli lascia spazio. Poi l'intervento in chiusura di Barbieri e la palla che scivola in out. Si attende la ripresa del gioco con la rimessa laterale in area. Cagna ad allontanare il pallone, che poi sfugge a Lentini, che non riesce a controllare. La difesa della super giovane Castelbuono preferisce ripartire da Salvatore Fagone Pulice, classe 84, 39 anni suonati per lui, decisamente il giocatore più anziano e più esperto in campo, mentre il Castelbuono si affaccia in avanti con questo sinistro da parte del numero 3 laureano Thomas Grandis, uno dei tanti argentini a disposizione di mister Bognanni, sinistro che però si spegne sul fondo senza provocare grossi problemi al portiere del Mazzara Giuseppe Cassano. E qui con me anche il collega Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazzara. Dunque Francesco, primi 6 minuti e 20 che sono volati via, risultato ancora bloccato sullo 0-0, Mazzara che necessita punti, Castelbuono che può giocare più spensierato visto anche l'avvio di campionato. Sì, infatti diciamo che il Castelbuono è una squadra che ha iniziato benino, diciamo, il campionato. Adesso c'è un calcio d'angolo per gli ospiti, ha iniziato benino il campionato e quindi viene qui, insomma, ovviamente senza nulla da perdere. Ovviamente il Mazzara, la situazione è ben diversa, la squadra di mister Abbenante deve fare oggi necessariamente punti per potersi togliere dalle sabbie mobili della bassa classifica, 0 punti ricordiamo, e quindi difficoltà davvero tante in questo inizio di campionato. Però vedo che la squadra oggi è partita con una verve molto, insomma, diversa. Ecco, forse sarà stato anche l'inserimento di Cagna, il nuovo acquisto, ma anche di Cari che finalmente gioca in avanti e può essere una spalla importante per Lentini. Quindi ci sono anche delle novità che possono far presagire a un recupero, perché insomma davvero il passivo in classifica adesso comincia a diventare un po' pesante. Ricordiamo però che i gialloblu arrivano da una trasferta, quella con la Folgore, adesso vediamo il Mazzara che si porta in avanti, arrivano da una trasferta con la Folgore dove a mio parere non meritavano certamente la sconfitta, avrebbero almeno meritato il pareggio, almeno, perché poi insomma il Mazzara ha giocato la sua partita, forse pure meglio dei padroni di casa, e quindi sicuramente questo è un passivo 0 punti dopo tre giornate davvero pesante. Oggi volevo ricordare che
qui in tribuna c'è anche mister Nicola Terranova, l'allenatore della Nissa, che ha vinto nell'anticipo contro il Pro Favara, una partita importante, il big match del campionato 3-2, quindi insomma la Nissa già pretenta la prima fuga e sicuramente insomma questo è un campionato che bisogna giocarlo fino alla fine, perché a parte le prime tre, le prime due, forse insomma la Nissa e il Pro Favara, sicuramente anche l'Atletico Palermo, poi il resto sarà tutto da giocare. Assolutamente, campionato sicuramente da decifrare, con il Mazzara, lo dicevamo ampiamente, che necessita di trovare i primi punti dopo un avvio stentato. Come dicevi bene tu, domenica scorsa a Castelvetrano è arrivata la prestazione, quantomeno è arrivata una risposta di carattere, purtroppo non sono arrivati punti per la formazione di mister Abbenante, che è anche stata sfortunata, perché comunque dopo la prima reazione, il primo pareggio, è tornata in svantaggio, mentre c'è la prima occasione per il Mazzara con carica, entra in area di rigore e viene chiuso dall'intervento decisivo di Pennisi, che si rifugia in calcio d'angolo. Dunque già Mazzara che prova a farsi vedere con la pericolosità dell'attaccante svizzero algerino, classe 95, numeri grandiosi per lui, che ha sempre segnato tanto in carriera, fino all'anno scorso quando al Milazzo, nel girone B del campionato di eccellenza, ha realizzato 14 gol in 22 partite, un bottino niente male. Calcio d'angolo battuto adesso da Panzeri, con la palla che viene allontanata dalla difesa madonita, pallone che finisce in out, sarà dunque rimessa con le mani per il Mazzara. 11 sul nostro cronometro, risultato ancora fermo sullo 0-0 con il Mazzara, che sta provando ad affacciarsi in avanti, a portare pericoli dalle parti del portiere Fagone Pulice. Dicevamo 39 anni suonati per il portiere, dunque Mazzara che ha di fronte ancora una volta un portiere d'esperienza, dopo aver affrontato due settimane fa Mistretta del Fulgatore, altro portiere, non voglio dire anziano, ma portiere esperto. Oggi avrà di fronte un 39enne che ha alle spalle una carriera niente male come Salvatore Fagone Pulice. Palla in avanti alla ricerca di Lentini, di Cari, scusate, che non riesce però a colpire di testa. Si salva in qualche modo la difesa della super giovane Castelbuono, che prova a ripartire da dietro con il lancio in avanti a trovare il numero 10 Belecco, poi riconquista palla il Mazzara, ma la riconquista di nuovo immediatamente la super giovane di Castelbuono tra le proteste dei canarini, con il numero 11 che prova a lanciare in avanti il numero 9 di Allo. La palla però è troppo all'indirizzo di Cassano, che ha già rimesso in moto il Mazzara a partire da Cagna. Ricciulli, passaggio sbagliato da Ricciulli, che favorisce la nuova offensiva della super giovane Castelbuono, subito fermata da Baiata, che trova Lentini. Ancora Ricciulli, che non riesce però a dialogare con il suo compagno di squadra, e regala una rimessa con le mani al Castelbuono. Garofalo, palla per Pennisi, adesso Castelbuono che prova ad abbassare i ritmi di gioco. Palla in verticale per Pappalardo, poi Jantus cerca e trova Belecco, che si gira a centrocampo indisturbato, il sinistro alla ricerca di Pardo sulla destra, poi interviene bene la difesa del Mazzara che mette in moto Ricciulli. Barbieri sulla destra per Priola, il numero 3 affronta l'altro numero 3, poi preferisce servire Panzeri, che va a passeggio con il pallone, lancia in avanti i Cari, che è favorito da un rimpallo, ma la palla finisce ancora una volta tra i piedi dei giocatori del Castelbuono, con Franchelli che prova a mettere in moto Diallo, poi Cari non riesce a stoppare il pallone. Ancora Benivegna per il Mazzara, adesso fase un po' confusa con il pallone che cambia possesso da un momento all'altro. Panzeri avanza, il numero 8 allarga sulla destra per El Amraoui, che può entrare in area di rigore, non riesce però a superare il diretto avversario El Amraoui, e l'azione si perde in un nulla di fatto, poi la palla finisce in out. Fallo laterale per il Mazzara, che qui ha sciupato una buona occasione per rendersi pericoloso dalle parti di Fagone Pulice. Pappalardo si libera bene di due avversari, poi il pallone carambola su Jantus, recupera soltanto per un attimo Barbieri, ancora Jantus a mettere ordine e a servire sulla destra il numero 2 Giulio Pardo, che avanza, supera la metà campo, poi preferisce arrestarsi e servire nuovamente il regista Jantus. Ancora Pardo col mancino a cercare Diallo, l'intervento di Benivegna che favorisce Ricciulli, palla per Cari che fa
a sportellate con un avversario, ancora Cari sulla destra per El Amraoui che viene anticipato da un avversario, palla in fallo laterale per il Mazzara. C'è Priola sul punto di battuta di questa rimessa con le mani. Ricciulli, ancora Priola che però non riesce a tenere in campo il pallone, dunque rimessa che cambia padrone e adesso sarà a favore del Castelbuono. Palla in avanti a cercare Belecco, Mazzara che riconquista il pallone, Panzeri per Cagna. Cagna in avanti a cercare Lentini, trova però il difensore centrale del Castelbuono che stoppa il pallone col petto, poi serve ancora una volta Jantus. Adesso il 7 Arenoso in possesso del pallone, il lancio in avanti ben controllato da Cagna che può impostare per il Mazzara. Supera la metà campo il 6 del Mazzara, palla per Lentini, Cagna viene fermato fallosamente da un avversario con l'arbitro che lascia giocare, poi l'intervento falloso di Lentini su Franchelli, calcio di punizione per il Castelbuono. Si sgola in panchina mister Abbenante che ce l'ha con i suoi attaccanti che non riescono a trovare varchi nelle maglie della difesa avversaria, avversari appunto Castelbuono che adesso prova a impostare la manovra sempre sull'asse Franchelli-Jantus con il numero 4 che serve Belecco, il sinistro a servire Grandis che mette in mezzo, poi Pardo prova a entrare in area di rigore, allontana Benivegna, poi Panzeri non riesce però ad allontanare la sfera, Castelbuono che resta in proiezione offensiva, Pardo in area di rigore a servire Diallo che si gira, adesso ha di fronte a sé Benivegna, mette in mezzo e il vantaggio del Castelbuono che al minuto numero 16 si porta in avanti con il colpo di testa di Giulio Pardo. Dunque cambia il parziale allo stadio Nino Vaccara quando abbiamo appena oltrepassato il primo quarto d'ora. Mazzara 0, Supergiovane Castelbuono 1. A sbloccare il match del Nino Vaccara è Giulio Pardo con un colpo di testa indisturbato in area di rigore. Francesco. Sì, però bisogna dire una cosa, tutto nasce da una mancata... Tutto nasce da una mancata uscita da parte di Panzeri che a mio avviso insomma ha recuperato quel pallone a disposizione, ha cercato di rilanciarlo di testa, insomma quando poteva invece giocarla, aveva spazio, poteva far ripartire anzi in contropiede del Mazzara e invece ha dato la possibilità al Castelbuono di insomma con quell'errore di portarsi nuovamente in avanti. Erano già i diversi giocatori del Castelbuono in quel fazzoletto di campo proprio nella tre quarti proprio del Mazzara, quindi ecco questo errore di ripartenza da parte di Panzeri, perché è nato tutto da lì, che non ha avviato l'azione del possibile contropiede, invece perdendo quel pallone in quella zona di campo così critica, ha fatto sì che poi gli uomini di Bognanni fossero meglio schierati e poi Pardo di testa ha trovato quel gol sul lancio su un cross in aria. Tra l'altro ha colpito di testa indisturbato. Sì, si ha colpito indisturbato perché la squadra stava uscendo. Panzeri non ha avviato l'azione, non l'ha accompagnato, non ha accompagnato il pallone, ma l'ha lasciato lì. Loro invece hanno avuto la possibilità di trovarsi già lì con qualche uomo in più e quindi da lì è arrivato anche la difficoltà della difesa di piazzarsi all'ultimo momento e quindi Pardo ha potuto colpire di testa quasi indisturbato. È stata un'azione di ripartenza sbagliata, si poteva giocare meglio, poteva dare un potenziale contropiede e invece è nato il gol degli avversari. Bisogna stare molto attenti, queste sono amnesie davvero davvero pericolose, oltretutto già ne abbiamo viste due o tre giocate che potevano essere fatte in maniera diversa, anche in fase offensiva.
Ecco, bisogna stare attento. Adesso si riparte, bisognerà ripartire a testa bassa cercando di recuperare il risultato. Amnesie difensive, appunto, che stanno costando care al Mazara e che sicuramente dal punto di vista psicologico, visto anche la situazione di classifica, non aiutano. Mazara che adesso dovrà essere bravo a reagire, lo è stato per a tratti domenica scorsa a Castelvetrano contro la Folgore. Vedremo se adesso la squadra canarina riuscirà a reagire, mentre c'è un altro errore veniale in fase di impostazione da parte del Mazara con Priola che non si intende con Sami El Amraoui e la palla che scivola in fallo laterale che sarà a favore della squadra madonita. 19 sul nostro cronometro, anzi ventesimo che parte adesso. Ricordiamo il risultato qui al Nino Vaccara con la super giovane Castelbuono che ha sbloccato il match 4 minuti fa grazie al colpo di testa di Pardo. Dunque Mazara che al momento sta perdendo in casa contro la formazione giallonera, Mazara che si trova ancora una volta costretto a inseguire mentre Ricciulli non riesce a trovare compagni a centrocampo. Castelbuono che riparte ancora una volta con le praterie davanti a sé, però il passaggio, la misura del passaggio è sbagliata. Dunque Barbieri recupera la sfera per il Mazara con El Amraoui che adesso va nella propria metà campo, ci incisca troppo col pallone e lo perde favorendo la ripartenza del Castelbuono. Benivegna di testa allontana il pallone, adesso Panzeri a controllarla. Panzeri mette in moto Lentini che anticipa un avversario e lancia in avanti Cari che però non riesce ad arrivare prima del portiere avversario sul pallone. Mazara che sta comunque provando ad affacciarsi in avanti sull'asse Lentini-Cari. Oggi due punte pesanti scelte da mister Abbenante per provare a invertire il trend di questo inizio di stagione con le due punte che chiaramente dovranno anche cercare di trovare il giusto feeling nelle partite ufficiali. Adesso Castelbuono che risponde riproponendosi in avanti. Jantus, la conclusione del 4 del Castelbuono allontanata prontamente da Baiata, la palla che finisce direttamente in fallo laterale in favore della formazione giallonera. Adesso Castelbuono che chiaramente non ha motivo e non ha intenzione di alzare i ritmi dovrà alzarli invece per forza di cose il Mazara, che adesso subisce un'altra offensiva del Castelbuono con il numero 10 che prova a involarsi tra due avversari, poi Ricciulli subisce fallo, sarà calcio di punizione in favore della formazione canarina. Benivegna sul punto di battuta di questo calcio da fermo. Benivegna per Panzeri, palla sulla destra per Priola che mette giù e serve nelle vicinanze Barbieri. Si gira Barbieri che torna ancora una volta da Priola, anticipato da un avversario. Poi la palla finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia giallo-blu, dunque la rimessa con le mani sarà per il Castelbuono. Adesso Belecco va in avanti il 10 del Castelbuono che entra in area di rigore e mette in mezzo, la palla però è troppo lunga per tutti. Jantus riesce a evitare la rimessa laterale, poi è bravo Panzeri a saltare un avversario e il numero 5 Garofalo si rifugia direttamente in fallo laterale col pallone che finisce direttamente sul fiume. Gioco che riprende con Lentini che lancia in avanti sulla sinistra Ricciulli, prova a mettere in mezzo Ricciulli con Cari che viene anticipato da un avversario, poi Jantus riesce in qualche modo a controllare un pallone non facile. Il duello tutto fisico con Lentini che conquista un buon fallo laterale in quella zona di campo. Sarà Cagna a incaricarsi della battuta. Cagna che va da Barbieri. Ancora una volta Cagna, torna indietro da Panzeri. Sbaglia l'appoggio il numero 8 del Mazara col Castelbuono che riesce a ripartire. Un duello tra Benivegna e Diallo che viene messo giù. Tutto regolare a giudizio del direttore di gara. Cagna cerca sulla destra El Amraoui che riesce a controllare il pallone. Ancora il 10 del Mazara entra in area di rigore, può metterla in mezzo. La palla viene deviata direttamente in corner. Dunque sarà calcio d'angolo per il Mazara.
proprio El Amraoui sul punto di battuta di questo corner, sempre con Panzeri nelle vicinanze. Vedremo se sarà uno schema dalla bandierina o la palla sarà messa direttamente al centro dell'area. El Amraoui mette in mezzo, la palla è un po' troppo lunga per tutti, con Ricciulli che si impegna, riesce a tenerla in campo, poi Diallo in fallo laterale, Mazzara che resta in proiezione offensiva, ma occasione dalla bandierina non sfruttata al meglio, in questo caso dai canarini. Benivegna, la battuta con le mani da parte del numero 2, Lentini, controlla il pallone, la fa carambolare su Pardo, che poi in qualche modo riesce a servire Diallo, che può partire in velocità, supera la linea di metà campo il 9 del Castelbuono, che poi si ferma e preferisce servire un compagno. La palla poi per Pappalardo, che va sulla sinistra per Grandis, la palla in mezzo per Diallo, che è tutto solo in area di rigore, il pallone viene respinto da Cassano, ma si era alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, ma altra amnesia difensiva del Mazzara, che aveva lasciato tutto solo Diallo. Per fortuna è salita bene la difesa canarina, lasciando in posizione di offside il numero 9 del Castelbuono, Mazzara che si è salvato in questa occasione, rischiando grosso ancora una volta. Francesco. Sì, hai detto bene, ancora una volta un errore, per poco non costava caro ai gialloblu, è un errore di posizionamento, meno male che, insomma, secondo me qui c'è stata un'ingenuità di Diallo, perché se si fosse messo meglio avrebbe tranquillamente eluso la linea difensiva e quindi eluso il fuorigioco. Fortunato il Mazzara, però insomma c'è da rivedere molto e registrare molto la fase anche difensiva. Alcuni errori che possono essere davvero evitati, forse errori cali di concentrazione oppure anche paura di sbagliare, come questa volta pallone troppo corto e già il Castelbuono è lì, che poi è una squadra che sale con molti uomini, vedi quanti sono Luca, sono davvero, adesso c'è Pardo e lui sì, pallone di testa e poi Cassano può rilanciare verso lo stesso Cari. Sì, appunto Cari che rilancia la manovra del Mazzara in avanti, controlla il pallone il numero 11 che poi viene messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara, ripartenza che poteva essere sfruttata sicuramente in maniera migliore. Dicevi bene Francesco, l'atteggiamento del Castelbuono è molto aggressivo in avanti, subito a recuperare il pallone, sta schiacciando il Mazzara nella propria metà campo, impedendo proprio alla formazione gialloblu di costruire gioco, di impostare la manovra. Fondamentalmente il Castelbuono ogni qualvolta si affaccia in avanti, come dicevi bene tu, lo fa con tanti uomini e tanta intensità. Intanto rimessa dal fondo per il Mazzara con Cassano che serve Benivegna, poi Cagna, torna ancora una volta da Benivegna, cambia gioco il 2 del Mazzara cercando Priola, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Si sta effettivamente concretizzando quello che dicevi tu Francesco, con tanti errori c'è anche appunto la paura di sbagliare, la classifica che psicologicamente non aiuta, è una situazione che si fa di partita in partita sempre più difficile. È vero che siamo inizio campionato, c'è ancora tutto un campionato da giocare, però il calendario dice che comunque queste che al momento sta affrontando il Mazzara sono squadre con gli stessi obiettivi dei canarini, quelli che devono raggiungere una salvezza senza troppi patemi d'animo, calendario che poi riserverà le big tutte nella parte finale. Queste prime tre partite, sicuramente compresa questa, la quarta, erano partite dove bisognava fare dei punti contro avversari diretti che hanno gli stessi obiettivi, cioè la salvezza, un campionato tranquillo, e invece purtroppo ancora non sono arrivati i punti, e anche quest'oggi viene evidenziata la difficoltà del Mazzara nel trovare degli spazi, nel trovare delle trame di gioco, che anche vedo difficoltà anche nel fare
una serie di passaggi consecutivi in modo tale da creare superiorità numerica, perché poi alla fine è questo. Vedi, il Castelbuono attacca con diversi uomini, distribuisce meglio le forze in campo, cioè nel senso che attacca con adesso il numero 10. Attenzione. Il volo che resta in proiezione offensiva, il colpo di testa tentato dal numero 11 Pappalardo, ci sembra essere lui. Vediamo, no, è il numero 8. Numero 8. Sì. Franchelli. E palla sì. Che finisce in out. Francesco. Era un po' quello che dicevamo, cioè è la dimostrazione plastica di come ci siano queste difficoltà che poi non trovi spazio in avanti, non riesci a far fluire bene la manovra e poi loro, il Castelbuono che oggi è un avversario ostico, è un avversario che attacca con più molti uomini, è aggressivo e quindi è un avversario che si porta avanti con diversi uomini e ti mette in difficoltà perché sfrutta tutte le lacune. Nonostante lo status di matricola, sta interpretando il match in un modo tutt'altro che timido. Certamente, sta interpretando un match con il piglio giusto, vuole conquistare 3 punti, sa che 3 punti qui sono 3 punti preziosi per il proseguo del campionato, quindi attenzione, bisogna stare molto attenti. Mazzara che si riaffaccia in avanti con Ricciulli che dalla sinistra mette in mezzo, l'intervento in chiusura con il colpo di testa di Pennisi che si rifugia direttamente in calcio d'angolo. Vediamo pronti i soliti 2 Panzeri e Dell'Amraoui sulla bandierina. Vedremo se stavolta si sceglierà di mettere il pallone in mezzo o si opterà per uno schema. Sono sempre l'8 e il 10 sulla bandierina. Stavolta va Panzeri che mette in mezzo con la difesa del Castelbuono che riesce ad allontanare il pallone e Jantus che evita addirittura la rimessa laterale. Castelbuono che è già pronto a ripartire con tanti uomini. Il pallone in avanti che viene però intercettato da Cagna che poi serve sulla sinistra Panzeri. Non riesce nello stop, favorisce comunque l'intervento di Dell'Amraoui che gliela restituisce. Ancora Panzeri in avanti, si fa portare via il pallone da Pardo. Poi viene chiuso dallo stesso numero 2 del Castelbuono. La palla finisce direttamente sul fondo e si riprenderà con una rimessa appunto dal fondo per il Castelbuono. Abbiamo appena superato la mezz'ora qui allo stadio Nino Vaccara, sono 31 minuti sul nostro cronometro. Mazzara sempre sotto al Nino Vaccara contro la super giovane Castelbuono decide al momento, la rete realizzata al minuto numero 16 da Pardo. Castelbuono che riparte con Jantus, prova a costruire e impostare da dietro la manovra, la formazione di mister Bognanni. Palla ancora per il play giallonero. Adesso è Pennisi in avanti a cercare, a trovare Pappalardo che si gira e evita anche l'intervento di Cari. Ora Grandis, ancora Jantus a controllare il pallone. Il Castelbuono che decide al momento i ritmi di questa partita, recupera palla il Mazzara con Cagna che serve Panzeri, il pallone all'indietro per Baiata che deve sfuggire all'intervento di Diallo. Barbieri si gira su se stesso, il 4 del Mazzara che poi serve sulla sinistra Cagna. Lancio in avanti a cercare Dell'Amraoui, poi comodamente con il petto arenoso la appoggia a Fagone Pulice che con tutta l'esperienza e la calma di questo mondo la controlla prima di agguantarla con le mani. Riparte il Castelbuono con Pennisi che serve un compagno nelle vicinanze che gli restituisce immediatamente il pallone, poi arenoso. Ancora Arenoso in possesso del pallone, poi ceduto a Pappalardo che torna ancora una volta dal proprio numero 7. Cambio gioco sulla destra a trovare Garofalo che può avanzare davanti a sé. Pennisi. La pressione di Ricciulli evitata dal numero 6 del Castelbuono, il lancio in avanti a cercare a trovare Belecco, ben controllato però da Benivegna che può far ripartire l'azione del Mazzara. Dell'Amraoui si gira su se stesso, evita un avversario che lo trattiene per la maglia. Ancora il 10 a cercare Lentini, la palla carambola ancora una volta su Dell'Amraoui che salta un uomo
può mettere in mezzo da quella posizione, lo fa, e arriva Carica e pareggia dopo la corta respinta di Fagone Pulice, la mette subito dentro l'algerino, e dunque il risultato che si viene riportato in parità quando siamo al 34esimo minuto, Mazara 1, Supergiovane Castelbuono 1, a ristabilire la parità è il Cobra Anza Cari. Francesco. Eh sì, Luca, come hai visto, bisogna creare spazi, bisogna creare, superare l'uomo. Bisogna andare quindi anche ad aggredire l'avversario, a puntarlo come ha fatto El Amraoui. È stato bravissimo il capitano a trovare quello spazio e ad andare anche al tiro. E poi ecco, da un'indecisione del portiere, perché poi era difficile prendere quel pallone destinato all'incrocio dei pali, i due attaccanti, uno dei due, in questa volta è stato Cari, che insomma brinda con un gol l'esordio, è stato insomma listissimo Cari, può essere veramente un'iniezione di fiducia questo gol, anche per come è arrivato, cioè che bisogna credere, puntare l'uomo, bisogna creare gli spazi, bisogna creare quelle condizioni per arrivare al tiro, e poi hai lì due attaccanti che il gol lo sanno fare, perché Lentini lo conosciamo, Cari lo abbiamo visto già anche in un paio di occasioni, c'è sempre stato lì, alla fine si sta ambientando e ha trovato il gol anche se da distanza ravvicinata, però è importante stare lì, seguire l'azione, e quindi questo può essere davvero importante anche psicologicamente, perché è una squadra che dove veramente abbiamo assistito a diversi passaggi sbagliati, incertezze, paure, questo può essere importante anche non solo per questa partita, ma noi ovviamente auspichiamo che i gialloblu possano trovare dei punti importanti oggi, in modo da poter far ripartire un po' il loro campionato, che al momento ancora non è partito, soprattutto contro un avversario come questo Castelbuono. Scusami Luca, ma è un avversario che secondo me è un avversario anche per il suo dinamismo, che può mettere in difficoltà molte squadre. Sono assolutamente d'accordo e sono anche d'accordo su quello che dicevi, può essere un tema tattico non indifferente. Intanto il tiro da fuori di Ricciulli con l'intervento plastico di Fagone Pulice a rifugiarsi in corner quando siamo al 37esimo minuto. Ricciulli con il destro da fuori ha impegnato il portiere avversario, che è stato bravo a mettere direttamente in calcio d'angolo. Dicevi Francesco, è importante anche sfruttare i centimetri pesanti lì davanti con due attaccanti che l'istinto del gol lo hanno dimostrato in carriera. Lentini lo ha anche dimostrato in questo avvio di stagione, è sempre stato pericoloso lì davanti, quindi può essere un tema tattico importante, tanti palloni da mettere in mezzo per sfruttare i loro centimetri, ma anche la possibilità di provare il tiro da fuori, approfittare di eventuali respinte, mentre il Castelbuono si salva in qualche modo con la presa proprio di Fagone Pulice. Sì, può essere importante questo, diciamo, portare degli affondi, ma anche questo tiro di Ricciulli è un tiro che arriva in una condizione psicologica diversa, la squadra che è pervenuta al pareggio, Ricciulli vede la porta ed è giusto tirare, anche perché un'eventuale respinta in campo da parte del portiere avrebbe permesso ai due attaccanti di stare lì, e poi la componente psicologica è sicuramente fondamentale. Ecco, bravo Barbieri, vediamo se vede qualcuno, vede lo stesso Cari, ha la difficoltà di girarsi, viene forse attaccato fallosamente, però esce il Castelbuono e poi è Benivegna che cerca di contrastare il numero 9. Però insomma è un Mazara che ha un altro piglio, un altro, dopo il gol arriva anche una maggiore sicurezza, una maggiore voglia magari di pensare che si può fare, ecco, e questa probabilmente
per ora la difficoltà è stata questa, il fatto, questa sorta di non, diciamo, poco credere nelle proprie forze, e questo ti fa fare ancora di meno. Invece l'atteggiamento è quello giusto, vediamo che in questi minuti è il Mazzara che ha stretto nella propria metà campo il Castelbuono. Attenti, perché è una squadra che riesce sempre ad uscire, quindi, però è importante avere intanto pareggiato la partita prima della fine del primo tempo e cercare di trovare soluzioni diverse, fra quali anche il tiro da lontano come ha fatto Ricciulli. Adesso sarà importante comunque non lasciare spazi al Castelbuono, che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Mazzara, mentre il colpo di testa ancora indisturbato del numero 9 del Castelbuono, che però era in posizione di offside, si è alzata la bandierina del secondo assistente del direttore di gara, ma ancora una volta Mazzara che ha rischiato di capitolare su un colpo di testa di un elemento avversario del tutto solo in area di rigore. Adesso commette fallo il numero 2, Giulio Pardo, che aveva portato in vantaggio la squadra madonita. Sarà calcio di punizione per il Mazzara, già battuto da Barbieri per Ricciulli, che si gira su se stesso e torna indietro da Benimegna. Francesco, ancora una volta la difesa del Mazzara ha rischiato grosso, il numero 9 Diallo era in posizione di offside, però era tutto solo e libero di colpire. Ecco, sì, fortunata ancora una volta che c'era il fuorigioco, però la difesa del Mazzara deve meglio registrarsi, perché non abbiamo assistito più, oltre al gol di Pardo, anche a un altro paio di occasioni con gli attaccanti al centro dell'area quasi liberi di colpire. Questo è pericoloso, non bisogna dare agli avversari questo genere di giocate, bisogna, secondo me, bisogna creare le condizioni affinché affinché gli avversari siano tenuti lontano dalla porta. Servono i fraseggi, servono i passaggi, serve meno, un po' più di calma, ecco. Serve soprattutto maggiore consapevolezza dei propri mezzi, Luca, perché il Mazzara i giocatori ce li ha. Lamoroi, ma anche Barbieri, i due attaccanti, Ricciulli stesso, che avete visto il tiro, insomma, è stato ha creduto in quel tiro e per poco non è un colpo che ha nel suo bagaglio. Quindi bisogna uscire i colpi, bisogna uscire tutto quel bagaglio tecnico che si ha a disposizione. Per fare questo ci vuole sicuramente coraggio, ma ci vuole veramente una condizione anche psicologica ottimale. Intanto un tentativo del Castelbuono con il numero 10 Belecco, che si è fatto male nell'occasione. Vediamo adesso che Zoppi, che guadagna l'esterno del campo accompagnato dallo staff medico della formazione giallonera. Il tiro si è spento alto senza creare grossi problemi a Cassano, che adesso può riprendere il gioco con Baiata, che serve nelle vicinanze Panzeri. Si porta in avanti l'otto del Mazzara, che poi lancia direttamente per Lentini, la torre del numero 9. La palla finisce però direttamente nell'area avversaria ed è ben controllata da Fagone Pulice, che fa ripartire a sua volta l'azione del Castelbuono dalla retroguardia con Pennisi. Palla sulla sinistra per Arenoso, che può avanzare a spazio davanti a sé, poi il mancino di Arenoso a cercare a trovare il numero 8 Franchelli, tutto solo nella metà campo del Mazzara. Franchelli si libera anche di Ricciulli, poi controlla il pallone e serve Belecco, che nel frattempo è rientrato in campo. Ancora Franchelli per Jantus, fraseggia bene il Castelbuono in questa fase del match, con Garofalo che sulla destra vede Pardo, il pallone in avanti alla cieca, viene recuperato da Benimegna, poi un rimpallo favorisce Ricciulli, che è costretto però ad arretrare di molto la sua posizione e servire Panzeri, poi El Amraoui. Barbieri può portare palla in avanti l'italo brasiliano, che viene ben contrastato dal numero 10 Belecco. Poi fase confusa del match con le squadre che faticano a rimettere giù il pallone. Cagna recupera per il Mazzara, El Amraoui, poi è Panzeri che porta in avanti il pallone, ma viene rimontato dal numero 11 Pappalardo, che serve nelle vicinanze Franchelli. Poi Arenoso, ancora Arenoso in avanti a cercare la torre per Diallo. Ancora in possesso del pallone il Castelbuono.
La palla sventagliata sulla destra con Pardo che è tutto solo a campo davanti a sé, anche la sovrapposizione di Garofalo preferisce andare sul mancino e mettere in mezzo, la palla si spegne direttamente sul fondo, ma Castelbuono che ha troppi secondi, troppo tempo per ragionare su quale sia la giocata da fare con un pressing timido da parte, con una pressione timida da parte dei giocatori del Mazzara. Francesco? Ma più che altro, più che pressing, io direi che proprio il Mazzara, ecco, butta il pallone, cioè non ha fretta di buttare il pallone, non lo gioca, Luca non lo gioca, a parte Ricciulli, a parte Lamroi, ma il resto proprio non, anche lo stesso Panzeri prima ha atteso troppo, anche Barbieri attendono troppo, Benivegna hanno troppo fretta, o attendono troppo oppure hanno fretta subito di liberarsi del pallone. Non c'è un equilibrio, ecco, e questo mi dispiace perché insomma poi la squadra avrebbe anche l'opportunità con alcuni uomini di poter giocare, di poter fare anche delle belle giocate. Però questa che era una bella trama, sì, pallone un po' troppo lungo per Priola. Bisogna essere veloci, bisogna essere al tempo stesso anche decisi. E invece, vedi, la palla è di testa colpita, campanili e varie cose, mentre gli avversari subito verticalizzano, subito ripartono, spesso vengono i palloni vengono ripuliti dallo stesso Mazzara e poi sono loro a tentare l'azione offensiva. Bisogna avere più capacità di credere nelle singole situazioni di gioco. Intanto abbiamo appena oltrepassato il 45esimo minuto, arbitro che ha fatto cenno che si andrà avanti ancora per un altro minuto, dunque un minuto di recupero concesso dal direttore di gara, mentre il fallo commesso dall'attaccante del Castelbuono su Baiata, dunque Mazzara che conquista un calcio di punizione. Francesco? Sì, io abbiamo visto il loro 3-5-2 perché insomma li vedo schierati un po' così, il Castelbuono fanno molta densità a centrocampo, questo magari rende difficili le operazioni al Mazzara, però proprio per questo bisogna tentare l'uno contro uno, bisogna tentare anche di allargare di più il gioco proprio per rendere a loro difficile questa loro densità che hanno creato dentro il campo. Arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara che pone fine alle ostilità per quanto riguarda questa prima frazione di gioco. Mazzara e Super Giovane, Castelbuono vanno al riposo sul risultato di 1-1. Ad aprire le marcature è stato per gli ospiti Pardo al 16esimo, il Mazzara ha trovato il gol del pareggio con Cari al minuto numero 34. Piccola pausa anche per noi che torneremo qui puntuali per raccontarvi il secondo tempo. Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, dove è tutto pronto per il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Super Giovane Castelbuono, ripresa che è partita in questo istante con il Mazzara che gestisce il primo pallone già recuperato dal Castelbuono. Si riparte dal risultato di 1-1 maturato dopo la prima frazione con gli ospiti che si erano portati in vantaggio al 16esimo minuto grazie al colpo di testa di Pardo, ripresi però poi dalla pari realizzato da Hamza Kari. Intanto il lancio in avanti di Ricciulli per Lentini, in posizione regolare Lentini, a tu per tu con Fagone Pulice, arriva Kari, ancora Fagone Pulice, Mazzara subito vicinissimo al vantaggio in questo secondo tempo, dopo appena 35 secondi, due ottime occasioni per il Mazzara con Fagone Pulice decisivo, anche gli attaccanti però non l'hanno angolata, indirizzata a dovere il pallone, mentre il Castelbuono prova a rispondere. Dicevamo l'1-1 maturato nel primo tempo con le reti di Pardo da una parte e Cari dall'altra, si riparte adesso appunto da quel risultato col Mazzara che è andato subito vicino al gol del vantaggio. Passo la linea subito a Francesco Mezzapelle, collega del direttore di Prima Pagina Mazzara. Dunque Francesco, Mazzara che è partito con l'acceleratore. Sì, è partito con l'acceleratore, ha approfittato di questo errore, attenzione,
Intanto subito Castelbuono che prova a rispondere con un colpo di testa di un elemento, adesso vedremo di chi si tratta, ancora una volta un colpo di testa di un elemento tutto solo all'interno dell'area di rigore, era il numero 6 Pennisi ad aver colpito il pallone di testa, la palla che è andata sul fondo. Francesco. Sì, come al solito sempre il vuoto in aria, che è un loro giocatore che colpisce indisturbato di testa. Comunque, ritornando alla doppia occasione nei primi secondi di questo secondo tempo, è nato da una palla, bella palla conquistata da Bari e da Ricciulli, e poi un'apertura subito per Lentini doveva essere più freddo nel, lui insomma è un centravanti che ha dimostrato e dimostra di saperci fare, doveva essere più freddo nel battere a rete, e poi insomma anche sulla ribattuta Cari è stato poco deciso e ha fatto sì che la doppia occasione svanisse. Peccato, perché sono quelle occasioni che poi ti possono portare, quelle situazioni che possono portare a una svolta. Ecco, se avesse segnato Lentini dopo Cari, i due attaccanti segnano, quindi sarebbe stato un bel segnale. Attenzione. Intanto Mazzara riesce ad allontanare il pallone dopo un corner battuto dal Castelbuono. Non ci sono stati cambi durante l'intervallo, dunque ne approfittiamo con qualche minuto di ritardo anche per renderci conto effettivamente che non ci fossero stati cambi, per rileggere le formazioni delle due squadre, partendo dagli ospiti che scendono in campo con Fagone, Pulice, Pardo, Grandis, Iantus, Garofalo, Pennisi, Arenoso, Franchelli, Diallo, Belecco e Pappalardo. Intanto Ricciulli prova ad andare via sulla sinistra, a fronte supera due avversari, poi viene messo giù da Iantus che si guadagna il primo cartellino giallo del match. Dunque cartellino giallo all'indirizzo del numero 4 del Castelbuono, Andres Iantus. Quando sul nostro cronometro sono passati quasi 4 minuti nel corso di questa ripresa, è il primo a finire sul taccuino dei cattivi dell'arbitro, mentre c'è un accenno di nervosismo in campo tra Elam Rawi, che viene trattenuto da un avversario. Adesso l'arbitro prova a ristabilire la calma. Noi ne approfittiamo per continuare a leggere le formazioni delle due squadre. Abbiamo già letto gli 11 in campo del Castelbuono, che in panchina può disporre di Mammano, Russo, Torres, La Grua, Andolina, De Nadal, Dispensa, Todaro e Fernandez, allenatore il signor Angelo Bognani. Il Mazzara di mister Rabenante risponde con Cassano, Benivegna, Priola, Barbieri, Baiata, Cagna, Ricciulli, Panzeri, Lentini, Elam Rawi e Cari. A disposizione in panchina Giacalone, Aggio, Marchese, Veltri, Gomez Nobre, Bari, Calderone, Pirrello e Vellutato. Dirige l'incontro. Intanto il nervosismo in campo continua, c'è anche Baiata che adesso si becca il cartellino giallo anche per il diretto avversario. Dunque salgono a 3, sarà 3 il conto degli ammoniti, con Baiata che si becca il cartellino giallo, così come fa anche l'avversario. Vedremo di chi si tratta appena si girerà per scoprire il suo numero. Dunque due cartellini gialli nel giro di pochi secondi, uno sventolato in faccia a Baiata e l'altro che è arrivato all'indirizzo del giocatore della super giovane Castelbuono con la maglia numero 10 di Belecco. Adesso sembra tutto pronto per la ripresa del gioco, con Elam Rawi che mette in mezzo alla tre quarti Cari, che prova a girarsi in area di rigore, non riesce però a controllare il pallone che si spegne direttamente sul fondo. Siamo ancora in debito con voi per quanto riguarda la terna arbitrale. Dirige l'incontro il signor Andrea Augello di Agrigento, coadiuvato da Francesco Camardo di Trapani e Vincenzo D'Alberti della sezione di Marsala. Sono passati già 5 minuti e mezzo nel corso di questa ripresa, risultato che è ancora fermo sull'1-1 dopo il primo tempo, ma poteva già cambiare nei primi istanti di questa seconda frazione di gioco, con il Mazzara che ha sciupato una doppia buona occasione per portarsi in vantaggio. Intanto il Castelbuono prova ad avanzare con Franchelli sulla sinistra, torna indietro da Arenoso. La palla in avanti ancora per Franchelli, che riesce a controllarla. Ancora Franchelli che prova a entrare in area di rigore, la mette indietro a rimorchio per Pappalardo che conclude. Cassano salva il Mazzara in questo caso. Adesso è il Castelbuono che è andato vicino al nuovo vantaggio, mentre il Mazzara prova a ripartire con Elam Rawi che si allunga il pallone, supera un avversario in velocità,
fa lo stesso con il secondo, entra in area di rigore, la mette in mezzo sul secondo palo dove era pronto Carisi, salva il Castelbuono ma non è finita qui, la palla resta in area di rigore con El Amraoui che viene rimesso in moto dalla difesa del Castelbuono, si è disinteressato del pallone El Amraoui pensando forse forse di essere in fuorigioco, poi Ricciulli viene messo giù, sarà calcio di punizione per il Mazara. Francesco, ripresa vivace in questi primi 7 minuti di questo secondo tempo, occasioni da una parte e dall'altra, entrambe non vogliono accontentarsi del pareggio. Sì, occasioni da una parte e dall'altra, però il Mazara ha avuto anche quest'altra occasione con bravo El Amraoui che sta insomma trascinando la squadra insieme credo anche a Ricciulli che prima si è conquistato un bel calcio di punizione con una serpentina. Ecco, arrivano da queste situazioni, ecco, questo è quello che non si dovrebbe fare. Si anticipa malamente questo calcio da fermo, infatti, con Panzeri che la manda direttamente in meta. Ecco, è importante creare delle situazioni di superiorità numerica, puntare l'uomo. Hanno dimostrato sia Ricciulli che il numero 10 giallo-blu di poterlo fare. Attenzione! Intanto Castelbuono che si rende pericoloso con questo colpo di testa provato da Diallo che non è riuscito però a indirizzare verso la porta di Cassano. Mazara che prova a ripartire adesso il rato, il servizio di Ricciulli che però riconquista immediatamente il pallone, poi fa fuori tre avversari, fa lo stesso con il quarto, elegante Ricciulli in questa occasione che poi perde la sfera sulla pressione del quinto avversario, arriva però l'intervento, buon intervento in chiusura di Cagna che serve Panzeri sulla sinistra. Il lancio in verticale per Cari che può entrare in area di rigore. Ecco Cari che mette in mezzo, la palla però è facile preda della difesa del Castelbuono che adesso prova a ripartire sulla destra con Pardo che lancia in avanti alla cieca direttamente sui piedi di Cagna che controlla la sfera, poi viene messo giù dall'avversario, calcio di punizione per il Mazara. Non c'è un attimo di respiro, Francesco? Sì, non c'è un attimo di respiro, però ecco, bisogna essere più lucidi perché le occasioni arriveranno. Ecco adesso Panzeri, pallone! Attraversa tutta l'area di rigore, viene deviato da un difensore del Castelbuono e viene messo in corner, è scivolato piano piano vicino al secondo palo. Adesso qualche timido applauso dalla tribuna del Nino Vaccara per il Mazara che comunque in questi primi 10 minuti della ripresa ha dimostrato di provarci e ha dimostrato di poter sbloccare la gara in proprio favore, di poter metterla sui binari giusti. Il Castelbuono però, ricordiamo, in contropiede sa rendersi pericoloso. Sì, bisogna però sfruttarle queste occasioni perché Castelbuono sta concedendo davvero tanto. Quindi in questo frangente del secondo tempo sta cedendo qualcosa indietro, però bisogna stare attenti perché è una squadra pericolosissima. Insomma, adesso arriva pure l'ammonizione. Intervento falloso da parte di Priola che diventa così il quarto ammonito di questa gara che fondamentalmente resta molto corretta in campo, ma già nei primi 10 minuti di questo secondo tempo sono 4 i cartellini gialli sventolati dal direttore di gara, Francesco. Sì, però ecco, si poteva davvero... Mazara poteva davvero segnare il secondo gol, insomma... E qui saremmo a parlare di altro perché la squadra ha bisogno di trovare fiducia. Gli spazi ci sono perché vedi anche questa azione di Panzeri con il pallone che è andato a sibilare quasi sul secondo palo. Poi ovviamente il Castelbuono sono situazioni che soffre e quindi probabilmente bisogna aggredirli. Bisogna crederci, bisogna soprattutto essere un po' più cinici lì davanti perché di occasione non ce ne saranno moltissime. Assolutamente sì, intanto si può ripartire con questo calcio di punizione, Jantus che mette in mezzo il colpo di testa di Lentini ad allontanare, poi El Amraoui che prova a servire Priola, arriva però prima Jantus che serve Franchelli, il cui tiro finisce distante dalla porta difesa da Cassano, dunque si potrà riprendere con una rimessa dal fondo in favore del Mazara, ritmi decisamente più alti in questa ripresa.
evidentemente entrambe le squadre nel corso del primo tempo hanno fiutato la possibilità di accaparrarsi il bottino pieno in questa gara. Evidentemente anche le strigliate dei due allenatori saranno servite a entrambe le squadre per cercare di portarsi in avanti con più determinazione, mentre Cagna conquista un calcio di punizione per il Mazara e c'è subito pronto il primo cambio della partita nelle fila del Castelbuono con il numero 13 Lorenzo Emanuele Russo, che prenderà il posto probabilmente del numero 11 Pappalardo. E così infatti, dunque, quando siamo al 57esimo minuto di gioco, prima sostituzione della gara, 57esimo fuori il numero 11 Pappalardo e dentro il numero 13 Russo. Vedremo cosa cambierà a livello tattico nelle fila del Castelbuono. Dicevamo, probabilmente l'intervallo è servito a entrambe le squadre per ricaricare le pile e per capire che in entrambi i casi il bottino pieno è un risultato raggiungibile. Sì, è un risultato raggiungibile da entrambi le squadre, però il Mazara deve essere più preciso, deve anticipare subito, non deve fare questi errori, deve passare, il pallone va subito passato, però ecco, serve una maggiore lucidità, purtroppo o si attende troppo oppure si ha troppa fretta e si pecca di precisione invece ci sono state delle circostanze dove la squadra poteva ripartire subito e invece ha fatto adesso bella la verticalizzazione di Lentini, era bella Amraoui, era bella anche di Garofalo per il Castelbuono, poi il pallone carambola sullo stesso Amraoui e la palla si spegne in fallo laterale. Bello questo tentativo di Lentini di cambiare subito per Amraoui, era molto molto interessante, purtroppo il pallone un po' lungo, però va bene. Adesso il colpo di testa di Cagna che prova a mettere in moto Amraoui, messo giù da Pardo, la palla un campanile alzato con il numero 13 Russo che colpisce il suo primo pallone della sua gara, mentre il Castelbuono prova a riaffacciarsi in avanti con la serpentina del numero 10 Belecco, che subisce anche fallo da un calciatore del Mazara. Sarà dunque calcio di punizione in favore del Castelbuono. Chiaramente entrambe le squadre cercano il varco giusto, mentre anche il Mazara sembra essersi risistemato come inizio partita, anche se l'Amraoui è un po' un jolly in questo momento. Nel primo tempo stazionava più sulla fascia destra, adesso invece è più a supporto delle due punte, con Ricciulli che chiaramente ha arretrato di qualche metro il proprio raggio d'azione, con il numero 7 del Mazara che riconquista soltanto per un attimo il pallone, poi prontamente recuperato dal Castelbuono. Russo, Jantus all'indietro per Pennisi, lancio in avanti a cercare il compagno che però non riesce a controllare e cede la rimessa laterale al Mazara. 15 sul nostro cronometro, ancora 1-1 tra Mazara e Castelbuono qui al Nino Vaccara, con le due squadre che al momento stanno dividendo la posta in palio, con le due formazioni che però non stanno lesinando forze per cercare lo spunto giusto in avanti e per trovare la via del gol alla ricerca del vantaggio, mentre è rimasto giù un giocatore del Mazara, da qui non riusciamo a capire di chi si tratti. Adesso viene aiutato da Lentini e dell'Amraoui a rimettersi in piedi e probabilmente dovrebbe essere Priola a essere rimasto giù, è infatti proprio il numero 3 del Mazara che adesso viene aiutato a rialzarsi, ma si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Castelbuono. Palla in avanti a cercare Belecco che prova a controllare sulla pressione di Baiata, che comunque riesce a recuperarla per il Mazara. Baiata, la sventagliata in avanti che però non trova compagni pronti ad approfittarne, riparte così il Castelbuono sulla destra con Pardo che ha spazio davanti a sé, adesso deve puntare Ricciulli, la lascia lì per Garofalo che mette in mezzo, la palla viene respinta dalla difesa del Mazara ma è ancora il Castelbuono a stazionare nella metà campo canarina, poi il colpo di testa di Ricciulli che finisce direttamente sui piedi di Grandis. Il contrasto con Panzeri vinto da Grandis, poi l'apertura sulla destra con Pardo che prova a saltare Ricciulli, fa lo stesso con Lentini,
Pennisi che mette in area di rigore per Diallo, la palla messa in mezzo viene allontanata dalla difesa del Mazzara, adesso è Lentini a recuperarla per la squadra gialloblu con il numero 9 che riesce a servire Cari nella metà campo avversaria. Cari prova con uno slalom a far fuori due difensori avversari, poi prova a servire Ricciulli, la palla carambola su un difensore del Castelbuono che riesce a evitare il calcio d'angolo ma concede la rimessa laterale al Mazzara in fase offensiva. Francesco, lo dicevamo, è un tema tattico di questa partita con le due punte che chiaramente devono ancora trovare il feeling migliore, però dimostrano di saperci fare col pallone, dimostrano di saper mettere in difficoltà la difesa avversaria. Sì, in questo caso l'attacco di Cari non è stato secondo me seguito adeguatamente da Lentini, che doveva essere sulla linea, insomma, e dare a Cari la possibilità di trovare una linea di appoggio. Invece Cari ha proseguito vedendosi davanti rispetto a Lentini che rimaneva dietro, ha cercato di portare il pallone da quell'altra parte cercando di conquistare magari un calcio d'angolo. Invece altra cosa che vorrei sottolineare ancora una volta è questa facilità per il Castelbuono di avere gli spazi. Non si può fare ragionare gli avversari su questi spazi, hanno troppo spazio per potersi muovere. Tanto provato da Grandis che anche, finisce direttamente sul fondo. E a proposito di spazi, il numero 3 del Castelbuono ha avuto tutto il tempo per girarsi e concludere con la palla che fortunatamente per il Mazzara è finita direttamente sul fondo. Adesso l'arbitro che va a richiamare mister Abbenante, presumibilmente troppo nervoso in panchina, probabilmente avrà avuto qualcosa da ridire proprio sugli spazi concessi dal Mazzara al Castelbuono. Francesco, troppi spazi concessi, incapacità di subito di giocare il pallone. Vedete qui già il Castelbuono si è portato in avanti, eppure la rimessa dal fondo era del Mazzara. Adesso vediamo Ricciulli. Ecco, troppo sul pallone, non va bene così. Adesso si beccherà magari pure l'ammonizione, no, perché ha toccato il pallone con le mani. Non sembra intenzionato ad ammonire il direttore di gara, ma chiaramente il tocco di mano è stato evidente. L'arbitro si è visto costretto a concedere il calcio di punizione al Castelbuono. Però dicevamo, troppi spazi concessi agli avversari, troppo modo di ragionare, e così chiaramente le squadre avversarie rischiano di far male a ogni occasione. Sì Luca, il Mazzara stava uscendo, stava iniziando e non è riuscito proprio a... è rimasto lì due volte, perché il Castelbuono ha riconquistato la palla due volte rendendosi pericolosa, adesso conquistando questo calcio di punizione. Bisogna avere un uomo libero, bisogna giocare la palla anche sul corto in modo da non... Attenzione. Palla in mezzo che finisce direttamente sul fondo, si perde nel nulla questa occasione per il Castelbuono e vedremo se mister Abbenante pescherà anche qualche soluzione dalla propria panchina con diversi elementi che effettivamente si stanno riscaldando. Servirebbe magari maggior densità a centrocampo con il reparto offensivo che sembra un po' troppo slegato dal resto della squadra, che adesso prova a costruire con Cagna, il pallone in avanti deviato dal Castelbuono che riconquista la sfera con Arenoso, poi Jantus, il play del Castelbuono la allarga elegantemente proprio per Arenoso che prova il sinistro che si spegne però lontano dalla porta difesa da Cassano. Ma Mazzara che sta dimostrando di avere qualche difficoltà di troppo nel superare la linea di metà campo, di rendersi pericoloso dalle parti di Fagone Pulice come lo era stato nei primi istanti di questa ripresa. Francesco, sì, nei primi minuti della ripresa i primi minuti lasciavano presagire qualcosa di buono, anche perché la doppia azione poi da rete. Adesso invece il Castelbuono ha ripreso un po' il gioco, vedete, fa dei passaggi anche semplici, però sono dei passaggi che riescono a mettere in difficoltà il Mazzara. Invece il Mazzara, piuttosto che recuperare il pallone e cominciarlo a giocare, butta il pallone in avanti, forse troppo alla ricerca dei due attaccanti.
Adesso Castelbuono che prova a costruire con Belecco, il proprio numero 10 che mette in moto Diallo, che gli lascia lì il pallone. Belecco la difende bene sull'attacco di Panzeri, la palla messa in mezzo allontanata da Baiata. Bisogna giocarla. Mazzara può ripartire con Ricciulli e Lentini sulla sinistra, avanza Lentini, avanza anche Ricciulli con la sua progressione. La palla proprio per il numero 7 del Mazzara, che prova a mettere in mezzo a servire i due attaccanti. Conquista un buon calcio d'angolo, in questo caso il Mazzara, a dimostrazione di quando che quando si dialoga tra compagni anche nello spazio, negli spazi più brevi, si riesce a essere più efficaci. Sì, in questa occasione mi sembra che Cari era partito bene, quindi poteva essere servito. Forse si sono spaventati dal fatto che ha fatto decidere in maniera diversa i due attaccanti, al fatto che Cari forse era in fuorigioco. Però bisogna crederci e bisogna creare superiorità, attenzione. Castelbuono prova a ripartire in contropiede con Pardo, che prova a mettere palla in avanti. La palla però finisce direttamente in area di rigore ed è facile preda di Cassano, che poi la rimette subito in gioco per Barbieri, che col destro trova Priola, che torna ancora una volta dal... Non c'è nessuno vicino a Barbieri. Aveva preso il pallone, però non... Ecco, affidarsi a questi lanci e poi... La palla bisogna giocarla, secondo me, Luca. È ripartita l'azione e ci si è chiusi in un angolo. Adesso Mazzara che conquista un buon fallo laterale con Lentini, che serve Ricciulli, la lascia lì per Cari, che viene però chiuso da un avversario non in maniera fallosa secondo il direttore di gara, e il Castelbuono ha l'ennesima possibilità di ripartenza affidata al proprio numero 4 Jantus, che poi prova a mettere in moto Belecco. Cari recupera il pallone per il Mazzara servendo El Amraoui, che la perde però sull'ennesima pressione di Belecco. La palla che viene ceduta al numero 3 Grandis, arriva alla chiusura determinante di Baiata, che si rifugia in fallo laterale. Castelbuono che gestisce ancora le operazioni di manovra sulla sinistra. Adesso Jantus che prova ad avanzare a guadagnare metri, la palla di Jantus in area di rigore, c'è la chiusura di Priola su Belecco, Priola si gira su se stessa e prova a ripartire sulla fascia, ancora Priola che prova ad autolanciarsi, la palla però viene recuperata prontamente dal Castelbuono, o per meglio dire persa dal Mazzara, che ha riconsegnato la sfera alla formazione madonita. Il lancio in avanti di Fagone Pulice, c'è proprio un buco in mezzo al campo tra i reparti, come dicevamo con Francesco pochi istanti fa, con la squadra che ha difficoltà a dialogare con i propri attaccanti, che adesso vengono messi in moto con Lentini, che può controllare un 2 contro 2. Lentini il servizio per Cari, che viene però anticipato dalla chiusura di Garofalo, e Castelbuono che ha la nuova possibilità di ripartenza. Vedo spazi enormi per gli avversari, che possono tranquillamente architettare la manovra, quindi hanno degli spazi, tanti spazi, e poi magari non viene neanche giocato bene il pallone quando di rigore. Intanto attenzione, con il sinistro provato da Grandis, che sibila a pochi centimetri dal palo alla sinistra della porta difesa da Cassano, mentre è pronto il primo cambio per il Mazzara. Vedremo di chi si tratta. È pronto a entrare Madiu Bari, dunque dentro un centrocampista per mister Abbenante. Quando siamo al 70° minuto, dentro con il numero 17 Madiu Bari, fuori con il numero 10 Sami El Amraoui, che esce tra gli applausi del Nino Vaccara. Dunque vedremo se l'ingresso di Madiu Bari, con il suo dinamismo, la sua tenacia, darà anche quel qualcosa in più per legare, per compattare un po' i reparti, anche se Ricciulli adesso sembrerebbe aver cambiato posto all'interno dello scacchiere tattico di mister Abbenante, Francesco. Sì, però il problema è sempre quello, cercare di giocare il pallone, perché vedo che spesso il pallone viene buttato in avanti, vedete, buttato sempre in avanti, alla ricerca di un errore degli avversari. Spesso gli avversari sono invece piazzati e poi ripartono tranquillamente. È proprio ormai è un tema questo, cioè è pericoloso, anche perché il Castelbuono ha capito come gioca il Mazzara, quindi il pallone non viene mai giocato, ecco.
tanto palla sventagliata sulla destra con Pardo che non riesce a controllarla, l'ultimo tocco è proprio del numero 2 della super giovane Castelbuono e dunque gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo per il Mazara affidata all'estremo difensore Giuseppe Cassano che la gioca corta per Baiata, poi Barbieri. In fase di impostazione serve Priola sulla destra, ancora Barbieri che però sbaglia l'appoggio per il compagno dando la possibilità alla Castelbuono di colpire, la palla in mezzo viene respinta da, viene smanacciata da Cassano che poi viene aiutato anche dalla difesa ad allontanare la sfera, il duello aereo tra Cari e Pardo. La palla che resta lì con la grinta di Caripe prova a recuperarla, la palla finisce direttamente in fallo laterale, sarà dunque rimessa con le mani per il Mazara con Cari che serve Lentini che adesso deve duellare con il proprio corpo con il diretto avversario, l'ultimo tocco è proprio di un giocatore in maglia giallonera, sarà rimessa con le mani per il Mazara nei pressi della panchina ospite. Ma Cari dà la sensazione di essere un giocatore che insomma ci crede, un giocatore che ha una voglia, una grinta importante, avete visto come è andato a rincorrere quel pallone, potrebbe essere importante liberare lui, Lentini, bisogna giocare su questi giocatori però non buttando il pallone in aria così. Bisogna portarglielo il pallone cercando di farli dialogare perché possono davvero, davvero creare grandi problemi alla difesa del Castelbuono. Dall'altra parte si ripetono gli errori che insomma di cui sappiamo, insomma, quindi adesso c'è un cambio, vediamo. Pronto un altro cambio per mister Abbenante con il Mazara che usufruisce della seconda sostituzione quando siamo al 73esimo minuto, fuori col numero 3 Cristian Priola, dentro con il numero 19 Samuele Pirrello. Anche qui vedremo cosa cambierà nello scacchiere tattico, vedremo se il Mazara passerà a 3 in difesa oppure continuerà a mantenere la difesa a 4. Intanto prova a liberarsi Ricciulli che però in un modo o nell'altro favorisce la ripartenza ospite, poi il fallo commesso da Cagna su Pardo viene punito dall'arbitro con la concessione del calcio di punizione in favore del Castelbuono. ...28 minuti sul nostro cronometro nel corso di questa ripresa... ...è ancora 1-1 tra Mazara e Supergiovane Castelbuono... ...ricordiamo anche a beneficio di chi ci stesse ascoltando i marcatori... ...ha sbloccato le marcature al 16esimo minuto del primo tempo Pardo per il Castelbuono... ...poi il pari del Mazara poco dopo la mezz'ora al 34esimo per l'esattezza... ...grazie alla rete realizzata da Cari... ...adesso il lancio lungo di Cassano a cercare proprio il... l'attaccante in maglia numero 11, la palla è troppo lunga per lui e finisce direttamente in fallo laterale per la squadra giallonera. Probabilmente Luca ha visto, mister Abbenante ha visto un po' di stanchezza da parte di... è uscito Priola, no? È uscito Priola, sì. Di parte di Priola che, insomma, attenzione... Adesso il lancio in avanti per Diallo che però era ampiamente in offside, l'abbiamo visto da qui, era oltre la linea dei difensori del Mazara, bandierina che si è prontamente alzata e ha interrotto l'azione offensiva del Castelbuono. Francesco. Però Priola prima di uscire si era prodotto in due, si era avventato in due percussioni, insomma, che non aveva dato nessun risultato perché poteva scambiare meglio il pallone, probabilmente questo ha fatto decidere a mister Abbenante di sostituirlo con un Pirrello che è un giocatore che è molto più ordinato tatticamente, magari ha bisogno anche di gestire anche la fase difensiva, quindi non perdere e poter avere qualcuno di appoggio più in difesa. E comunque il Mazara deve crederci perché il gol può arrivare da un'invenzione lì da parte degli attaccanti che sono tutti, ecco, abbastanza protesi verso il gol. Vediamo un po' il pallone che viene liberato dalla difesa della Supergiovane Castelbuono ma viene riconquistato immediatamente da Madio Bari, poi Cagna fa secco un avversario e torna ancora da Bari. Poi Bari sbaglia l'appoggio favorendo la ripartenza del Castelbuono, c'è Baiata però a interrompere l'azione offensiva della formazione ospite, la palla direttamente in fallo laterale per i gialloneri. Francesco, finisci il tuo concetto. Sì, adesso sentivo Baiata che
che si lamentava con qualche suo compagno perché per un eccesso di così, insomma, forse di sicurezza oppure poca con superficialità, ecco, questa palla, quella di Bari, poteva essere giocata certamente meglio. È un Mazzara che ci deve credere, anche perché il Castelbuono ha speso molto, quindi attenzione. Tanto il colpo di tacco di Lentini non trova Cari, trova invece un avversario che riesce a far ripartire l'azione del Castelbuono. Poi Lentini fa sportellate con Russo, finiscono giù i due. L'intervento irregolare è quello del giocatore in maglia numero 13 giallonera e dunque sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Dicevi bene, Francesco, il Mazzara deve crederci, anche perché i minuti passano, come hai detto bene tu, il Castelbuono ha speso tanto perché si è prodotto in delle ripartenze con grande velocità e intensità. Intanto viene perso un altro pallone a metà campo dal Mazzara, con Bari che però riesce a recuperarla. Bello. Poi Lentini che prova a liberare sulla sinistra Ricciulli, l'intervento di tacco del difensore della super giovane Castelbuono, trova però pronto Bari a riconquistarla per il Mazzara. Adesso Lentini viene messo giù al limite dell'area di rigore, sarà dunque calcio di punizione, quasi al limite dell'area di rigore, sarà il calcio di punizione per il Mazzara. Si configura dunque una buona occasione per la formazione di mister Abbenante con sì, questo calcio da fermo da posizione invitante. Francesco, sì, è una, ecco, queste possono essere quelle azioni. Hai visto, hanno messo giù un po' il pallone e hanno messo in difficoltà gli avversari, conquistando un calcio di punizione da ottima posizione. Basta giocare il pallone, basta fare anche le cose più semplici, senza per forza dover lanciare lungo. Serve maggiore propensione a giocare il pallone, anche col compagno vicino, liberare il compagno. Poi quando hai due attaccanti che fanno molto movimento, come Cari e Lentini, ovviamente possono arrivare poi le occasioni. Tanto è tutto pronto, arriva il fischio dell'arbitro, la battuta di Barbieri direttamente sulla barriera, c'è Pirrello a raccogliere la sfera, a rimetterla in area di rigore con il colpo di testa di un difensore del Castelbuono. Poi la palla viene allontanata dal numero 13 Russo, l'intervento di Cagna favorisce però Diallo. Poi il duello aereo tra i due, con Diallo che riesce a difendere il pallone, ma è Barbieri a riconquistarlo per il Mazzara, guadagnando anche una rimessa laterale, anzi no, l'ultimo tocco è proprio del calciatore in maglia giallo-blu e dunque la rimessa con le mani a appannaggio della formazione ospite, che adesso prova a rallentare i ritmi. Lancio in avanti di Arenoso a cercare l'incursione offensiva di Franchelli, anticipato però dalla presa aerea di Cassano. Il lancio in avanti a sua volta di Cassano per Ricciulli, che riesce a tenerla in campo, anzi no, arriva la segnalazione del guardaline, la palla ha oltrepassato la linea e dunque sarà rimessa laterale per il Castelbuono. Intanto pronti altri due cambi per il Mazzara, vedremo anche qui cosa cambierà, cosa potranno dare i nuovi entrati alla squadra di mister Abbenante, con Cagna pronto a lasciare il campo al numero 14 Marchese, che ieri ha compiuto gli anni, è diventato maggiorenne compiendo 18 anni, dunque tanti auguri al giovane Giovanni Marchese, e Lentini che lascia il campo invece a Gomez Nobre con la maglia numero 16, dunque doppio cambio quando siamo all'ottantesimo minuto, ne mancano 10 al novantesimo più recupero. Non si muove nulla invece sulla panchina del Castelbuono, che con i giocatori che ne approfittano per dissetarsi, quasi fosse un cooling break in questo frangente di partita. Luca, io credo che mister Abbenante voglia dare più velocità, perché ha messo Gomez Noble, quindi insomma insieme a Ricciulli, insieme a Bari, e quindi lasciando Cari in avanti, ha visto che Cari sta bene, quindi probabilmente ed è anche dinamico. Adesso arriva un'ammonizione, intanto un cartellino giallo all'indirizzo di un elemento della panchina del Castelbuono, tra gli applausi della tribuna del Nino Vaccara. Non abbiamo ben capito
cosa sia successo, chiaramente non siamo avvantaggiati dalla nostra postazione da questo punto di vista, mentre il gioco è pronto a riprendere con una rimessa laterale in favore del Mazzara. Hai detto bene Francesco, adesso Cari è l'unico punto di riferimento in avanti, ma il Mazzara può sfruttare il dinamismo e la velocità di Ricciulli, che ha già dimostrato di poter far male con la sua rapidità, e di Gomez Nobre, che dovrà appunto fare della freschezza la sua arma migliore. Sì, si deve puntare sulla velocità, anche perché gli avversari mi sembrano sì piazzati, però sul piano della velocità forse probabilmente i giocatori del Mazzara adesso potrebbero avere pure la meglio, e quindi da qui forse la decisione, probabilmente la decisione appunto di Abbenante di cambiare qualcosa e dare una squadra un po' più veloce in avanti, in modo da creare delle condizioni. Adesso vedremo, però è sempre quello il discorso: bisogna non sbagliare passaggi, bisogna... Bravo Benivegna in questo passaggio di testa. Benivegna che serve Pirrello, la palla in avanti per Ricciulli che la controlla non senza difficoltà. Ancora Pirrello che si porta in avanti sulla sinistra. Il numero 19 cerca compagni accanto a sé, trova Bari in qualche modo, che mette in moto Panzeri. La palla in avanti a cercare Gomez Nobre, l'uscita pronta ed efficace da parte di Fagone Pulice, che agguanta la sfera e può guadagnare così secondi preziosi, permettendo ai suoi compagni di piazzarsi meglio in campo, e poi premiando l'avvicinamento proprio del numero 13, il Russo, che fa ripartire l'azione del Castelbuono, dialogando con Arenoso. Ancora Russo al centro della difesa, riparte dal estremo difensore Salvatore Fagone Pulice. 82 sul nostro cronometro, 1-1 tra Mazzara e Castelbuono, con il Mazzara che chiaramente, come dicevamo poc'anzi con Francesco, sta cercando con la velocità di dare una sterzata decisiva a questa sì. partita. Intanto il fallo su Madiu Bari, che guadagna un calcio di punizione. E il Mazzara potrebbe mettere davvero in difficoltà in questi ultimi minuti il Castelbuono, che non vedo più quella tonicità, quel dinamismo. Vedo invece la possibilità per il Mazzara di poter fare male al Castelbuono, però ci deve credere, deve soprattutto sbagliare poco, non sbagliare i passaggi, perché ci sono le opportunità con i giocatori in campo di fare davvero bene, ecco, lanciare. Mi sembra in questo momento, con i giocatori che hai, mi sembra uno spreco, ecco, bisogna invece ripartire così. Ricciulli che può puntare in velocità del diretto avversario, entra in area Ricciulli, che però poi viene chiuso dalla difesa del Castelbuono, che si salva in qualche modo. Poi Pennisi la controlla sull'out di destra, la palla viene lasciata lì per Pardo, l'intervento falloso da parte di un giocatore del Mazzara e il conseguente calcio di punizione in favore dei Madoniti. Francesco, forse il Castelbuono dal punto di vista delle energie fisiche nel corso di questi 82 minuti ha speso di più. Sì, ha speso di più, e adesso invece il Mazzara, con gli uomini in avanti, con Gomez Nobre, con Ricciulli, con Bari, con lo stesso Cari, può fare davvero male. Ecco, se... però ecco, speriamo che questa azione si giochi. Ecco, non riesce ha a sbagliato. Bisognava darla a Cari, che era. Pardo riesce a tenerla in campo, finisce a terra sull'intervento di Panzeri, che chiede subito scusa. Calcio di punizione in favore del Castelbuono. Francesco, finisci. Panzeri era, non ha visto Cari che si era decentrato, poteva chiudergli un 1-2, e invece ha buttato quel pallone al centro alla ricerca sia di Gomez Nobre che di Ricciulli. Peccato, perché era una buona occasione. Attenzione, la palla viene recuperata da Barbieri in qualche modo, il lancio in avanti alla ricerca di Panzeri, ma la geometria non è precisa da parte del numero 4, la palla finisce direttamente in fallo laterale, dando l'opportunità al Castelbuono di ripartire e riproporsi in avanti con Pardo sulla destra. La palla messa in mezzo, l'anticipo di Benivegna su Diallo, poi il colpo di testa di Jantus per il Castelbuono con la sfera, che finisce direttamente in fallo laterale. Sarà rimessa con le mani per la formazione gialloblu con Gomez Nobre. Bari all'indietro per Pirrello, che poi non riesce a servire un compagno. La palla arriva in qualche modo proprio a Bari, che prova a lanciare in avanti per Cari, partito in posizione regolare. Cari entra in area di rigore, si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro. Cari c'era sembrato partire in posizione regolare, Francesco, in questo caso. Sì, aveva dato questa impressione, poi ovviamente bisogna capire, il guardaline ha una migliore
magari visuale alla linea, quindi avrà visto qualcosa. Però questa è una bella occasione, insomma, va giocata, va bene giocare così. Bravo Cari anche a fare quel movimento, era giusto. Però ecco, il problema è quando invece giochi il pallone e lo giochi male, non butti il pallone in avanti, poca precisione, troppa fretta. Come hai detto tu, bravo Cari anche a capire le intenzioni del compagno, che ha dimostrato di voler lanciare in avanti l'attaccante algerino. Purtroppo per il Mazzara si è alzata la bandierina del secondo assistente, adesso il Castelbuono che prova a rispondere, ma la palla viene recuperata da Marchese, poi Panzeri che non riesce però a controllare, lasciando lì la sfera per il Castelbuono. Baiatar recupera la palla per il Mazzara, poi Barbieri che prova a mettere in moto Marchese, che era però controllato da un avversario. La palla finisce in fallo laterale con questo passaggio errato da parte del numero 4 giallo-blu. Castelbuono che prova a prodursi in avanti adesso pericolosamente con la palla messa in mezzo, che viene deviata direttamente in calcio d'angolo dalla chiusura di Baiata, e dunque Madoniti che provano a riaffacciarsi in avanti mentre c'è qualche attimo di nervosismo nelle due panchine. Vediamo l'arbitro con un cartellino giallo in mano all'indirizzo di mister Abbenante, che adesso indica la panchina avversaria. Giallo per mister Abbenante. Forse le proteste eccessive erano arrivate dall'altra panchina. Intanto si riprenderà con un corner in favore della super giovane Castelbuono dalla bandierina più lontana dalla nostra postazione. La palla messa in mezzo arriva direttamente fuori dall'area con Russo che controlla e rimette in mezzo con il destro. La palla viene controllata da Pardo che la lascia lì per il compagno. Si alza però la bandierina del primo assistente, posizione di offside, e calcio di punizione per il Mazzara. Mazzara che può così ripartire subito con Baiata che serve Ricciulli. La palla in avanti, viene chiuso però la linea di passaggio dal Castelbuono. Fallo laterale per il Mazzara con Marchese. In avanti per Gomez Nobre che la controlla sull'out di destra. La palla per Barbieri, il passaggio però è sbagliato. Il Castelbuono recupera il pallone e riparte in velocità. Palla sulla sinistra controllata dalla formazione ospite. Poi Belecco torna indietro da Arenoso. Il sinistro di Arenoso in avanti a cercare, a trovare un compagno. La palla per Jantus che può impostare la manovra dei gialloneri. Jantus lascia lì Barbieri, la mette in mezzo. L'intervento di Baiata ad allontanare la palla direttamente in gradinata e in fallo laterale. Il fallo laterale è appannaggio della formazione madonita. Palla in area di rigore controllata da Belecco. L'intervento in chiusura di Baiata. Belecco torna da Jantus e viene ben contrastato però da Gomez Nobre, permettendo a Panzeri di recuperare il pallone, che viene però puntualmente recuperato nuovamente dal Castelbuono. Garofalo larga sulla destra per Franchelli. La palla in avanti in area di rigore viene controllata da Diallo che può girarsi e viene contrastato però da Benivendi. Si trascina la palla oltre la linea di fondo e concede così la rimessa dal fondo al Mazzara. Francesco, Castelbuono che ci sta provando adesso, sta provando, sì, a riaffacciarsi ovviamente in avanti, perché vede che il Mazzara non è... cioè il Mazzara gioca il pallone buttandolo in avanti, il problema è questo. Quindi Castelbuono sta cercando appunto di produrre un ultimo sforzo per cercare di vincere la partita, ma ci sono stati dei minuti dove sicuramente i gialloblu potevano approfittarne di più, ecco, non è... Intanto Ricciulli controlla un buon pallone, la lascia lì per Gomez Nobre che serve Pirrella. Ancora Gomez Nobre sull'out di sinistra, può puntare un avversario e metterla in mezzo. Gomez Nobre la mette effettivamente in mezzo per Ricciulli che serve Cari, anticipato da un avversario sul più bello, l'attaccante del Mazzara. Poi Bari non riesce a trovare un compagno, forse un passaggio di troppo, sì, qui con Ricciulli, sì, che poteva concludere direttamente. Secondo me da lì bisognava concludere, tirare e cercare insomma di... È stato un ulteriore passaggio, classico gesto di eccesso di altruismo. Sì, però bisogna tirare quando ti trovi davanti la porta in quelle condizioni, devi tirare, a dimostrazione che appunto il Mazzara, se gioca semplice, se gioca sulle linee di passaggio più semplice senza cercare il lancio frenetico in avanti,
può arrivare a far male. Ecco qua, ecco che errore. Passaggio sbagliato dalla Mazzara con Barbieri che la recupera per il gialloblu. Gomez Nobre messo a terra da un avversario, sarà calcio di punizione per il Mazzara con il pallone già rimesso in gioco, ma arriva l'intervento dell'arbitro che dice che tutto deve essere ripetuto. Siamo adesso al 90° minuto, vedremo anche se l'arbitro concederà e quanti minuti di recupero concederà il direttore di gara. Se lo avesse già fatto c'è sfuggita la sua segnalazione. Dunque Mazzara che ha a disposizione minuti di recupero per cercare di portare la partita dalla propria parte. Marchese in anticipo su Diallo, lancia in avanti per Carica e poi prova alla cieca a rimettere in area di rigore, la palla arriva però direttamente tra le braccia di Fagone Pulice che rimette in moto il Castelbuono. Adesso è un 3 contro 4 per la formazione ospite con il Mazzara che recupera il pallone con Benivegna. Barbieri gioca per Panzeri che può provare il lancio in avanti vedendo la velocità di Ricciulli che anticipa un avversario, la chiusura di Pennisi giudicata regolare dal direttore di gara, un fallo di ostruzione da parte di Pennisi giudicato però regolare dall'arbitro. Dunque la palla si è spenta direttamente tra le braccia di Fagone Pulice che adesso va al rinvio lontano. Marchese su Belecco, ancora Marchese a vincere il contrasto col diretto avversario e a servire Gomez Nobre. Panzeri avanza all'otto del Mazzara che sbaglia però la linea di passaggio, poi Barbieri la lascia lì, recupera il pallone Barbieri che si gira su se stesso e serve ancora una volta Panzeri, ha subito fallo l'italo brasiliano e ha guadagnato un calcio di punizione per il Mazzara. Adesso chiaramente il Castelbuono ha tutti i motivi per perdere tempo, per rallentare i ritmi quando siamo già nel corso del 92° minuto inoltrato. Il lancio in avanti di Baiata a cercare i centimetri di carica, colpisce di testa, prova a mettere in area di rigore ma è troppo lontano come Snobre, troppo vicino al pallone Fagone Pulice che agguanta la sfera e la blocca con i guanti. Eh sì, è davvero un peccato perché a mio parere c'erano, soprattutto in questo secondo tempo, c'era la possibilità di fare più male al Castelbuono. Purtroppo qualche amnesia. Adesso fallo commesso da Pirrello su Diallo. Sì, anche questo, ecco, bisogna giocare il pallone, bisogna giocarlo meglio, bisogna avere più consapevolezza dei propri mezzi. A me Castelbuono nel secondo tempo mi è sembrato molto calato, ecco. Molto più remissivo sicuramente rispetto alla prima frazione di gioco dove effettivamente non ha sofferto la timidezza dell'affacciarsi per la prima volta in questa categoria, anzi ha fatto molto bene arrecando molti pericoli dalle parti di Cassano. Il Mazzara poi effettivamente è uscito alla distanza, però ha sprecato troppi palloni in avanti, adesso chiaramente nei minuti di recupero saltano tutti gli schemi. Il calcio di punizione di Arenoso con l'intervento di Ricciulli a rifugiarsi in calcio d'angolo, quindi dicevamo nel recupero saltano tutti gli schemi con entrambe le squadre che sono alla ricerca dell'episodio giusto che può mettere la partita sui binari da una parte o dall'altra. Ma poi oltretutto secondo me le occasioni del Castelbuono in questo secondo tempo sono state create dal Mazzara, cioè nel senso che l'incapacità di uscire. Ecco, è arrivato il principe. Dopo 4 minuti di recupero, Mazzara, Castelbuono e storia. Termina 1-1 la sfida del Nino Vaccara, valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza Girone A. Mazzara che continua ad andare alla ricerca della prima vittoria che ancora non arriva, conquista comunque il primo punto in questo campionato. Il Castelbuono sale a quota 9 con la squadra del Mazzara che adesso va al rapporto sotto la curva con i tifosi, chiaramente tifosi che non saranno contenti di questo avvio di campionato con un solo punto raccolto nelle prime 4 giornate. Io ringrazio Enzo Pipitone alle riprese, alla regia per le riprese appunto di questa gara, ringrazio te Francesco per la compagnia nel corso di questa telecronaca. Da Luca Di Noto dallo stadio Nino Vaccara è tutto, appuntamento alle prossime gare interne dei gialloblu.